cinema si usa definire ogni tipo di inquadratura in base alla porzione di realtà ritagliata dal quadro. È una terminologia comune che permette a chi fa cinema e video di intendersi in tutte le fasi di lavorazione, dalla sceneggiatura al montaggio. Il campo lunghissimo serve a riprendere panorami e grandi spazi, mentre il campo lungo definisce luoghi più piccoli come una strada o un fiume. Nel campo medio, la figura umana comincia ad avere un certo rilievo. Il campo totale indica la ripresa dell'insieme di uno spazio chiuso, come una stanza o una piazza. Con la figura intera ci si riferisce alla persona nel suo insieme. Il piano americano taglia la figura alle ginocchia, mentre il mezzo primo piano inquadra dalla cintola in su. Il primo piano mostra le spalle e il viso del soggetto. E il primissimo piano chiude sul volto che occupa tutto lo schermo. Abbiamo ancora il dettaglio per le cose e il particolare per le persone. Questa terminologia, che si usa nella scrittura della sceneggiatura, può avere delle varianti. Le inquadrature possono variare anche per l'angolazione di ripresa. Un primo piano dal basso è completamente diverso da un primo piano dall'alto. La ripresa da dietro di una persona non ci svela il volto, che invece vediamo bene dal davanti. Dunque, la scelta dell'angolazione, e in genere del punto dove si piazza la macchina da presa, è fondamentale per ottenere il senso desiderato in quella inquadratura. Un'angolazione sbagliata vanifica il senso della ripresa. Bisogna stare attenti anche allo scavalcamento di campo, soprattutto quando si riprendono persone in movimento. Supponiamo di inquadrare in campo medio una persona che cammina da sinistra a destra. E poi, spostandoci oltre la linea ideale che percorre l'attore, girare un piano americano della ragazza. Montando le due immagini in sequenza otterrete un effetto indesiderato. Sembrerà che la vostra protagonista torni sui suoi passi. Avrete un problema simile anche nel caso di un dialogo fra due persone, ma in questo caso l'effetto dello scavalcamento di campo è molto meno fastidioso. L'uomo passerà da destra a sinistra e la donna da sinistra a destra.